Buonasera, buonasera, tanti auguri a tutti. Stasera Grande sera. puntatone, puntatone speciale con Mamma mia, l'ospite sono d'onore e d'eccezione scappato. Roberto Scodelaro. Un applauso per lui. Buonasera, buonasera. Prima apparizione nel del TG del torneo Calciotto in questa veste di Di UEFA. Nintendo. Va, facciamo il sorteggio, il sorteggione. Zungri, vieni anche tu. Sorteggione. A breve ci sarà anche Andrea Zungri. Sorteggione che quest'oggi è solo per gli amici del calcetto. Come sempre, direi. No, abbiamo anche fatto Coppa Calciotto, quindi non è vero, come sempre. Io farei un saluto agli amici del calcetto che purtroppo conosciamo poco perché sono dislocati su un'altra struttura, però noi li vogliamo bene lo Però struttura a stesso. 5 stelle, devo Struttura a dire. 5 stelle, Assolutamente. organizzazione come al solito 5 stelle, perché Arend offre solo il massimo e il meglio. Esatto, Il giusto. massimo della pizza. Già stai Vedi, anticipando qualche cosa. vedi, sto in clima. Come scherzi a Roberto, parte. come ti senti davanti alla telecamera? Sei un po' emozionato? Sì, sono un po' emozionato, anche per me. Niente. Vai. Queste sono le prime impressioni di Roberto Scodellaro. Dobbiamo fare un altro applauso, un altro Adesso applauso. capite il perché Scodellaro non entra mai. Scodellaro poi che con questo italiano perfetto si vede che è un laureando, a breve si Assolutamente. laurea. Ascolta, quando c'è la tua tesi? Il 5 febbraio. Quindi amici del raccomando, calcetto, tutti presenti. Il 5 febbraio Scodellaro offre a tutti la curva Scotto, la pizza. vogliamo. Offre a tutti la pizza dal massimo. Al massimo. Allora, Lorenzo, partiamo subito con questa. Sì, dai, ricapitoliamo un attimo le regole, Scott. Non le conosco. No, vabbè, no, faremo le estrazioni per il sorteggio della Coppa Calcetto, giusto? Sì. Sì, ok, perfetto. Qua, i quarti della Coppa Calcetto. Esatto. Quarti della Coppa Calcetto, quindi non c'è il tabellone, abbiamo sorteggiato gli ottavi e ora sorteggiamo anche i quarti. Quindi adesso, grazie alla manina fatata di Scotto, io posso solo subito le squadre. Posso solo mescolare un po', mescolo, mescolo, mescolo. Roberto prende. Ci dà la prima. La prima è Fuori Grottese. Fuori Anche se Grottese. non si legge, era un cazzo, però lo faccio vedere. Si vede? Allora, Gia? non me. Non si vede una merda. Perché purtroppo abbiamo scritto con i pastelli e continuiamo a scrivere con i Facciamo pastelli. Schifo. Sì, vabbè, che Arend non c'ha soldi, pagate di più. Allora, metti questo sotto e uso la penna. Non funziona. Cioè, vedi, ma che sono proprio le pinne che non funzionano. Che ufficio malissimo, abbiamo. Malissimo. Allora, Fuori Grottese, regia, segna dietro la regia. Fuori Grottese che sfiderà nei quarti della Coppa Calcetto. Attenzione. Attenzione. Boris Traiano. Boris Traiano, una delle candidate alla vittoria del torneo e quindi anche della Coppa. Quindi, primo incontro, Fuori Grottese, Boris Traiano. Lorenzo. Che non è vero. Velocemente. Ma velocemente, due belle squadre che si affrontano per questo primo quarto di finale. Sicuramente il Boys Traiano è un po' più avvantaggiato, almeno sulla carta, però ovviamente a calcetto mai direi. Boys Traiano, il cui capitano è un nostro conoscente, diciamo, per via traversa. Amici di parenti. Amici di parenti di Antonio Pistone. Un saluto ad Antonio Pistone. Un saluto ad Antonio Pistone. Ciao, il Pistone. Piccolo, anche, grande, anche se forse il Antonio piccolo, Pistone il di piccolo, Napoli. forse non se lo merita questo saluto così Ma non affettuoso. saprei, non saprei, però queste sono questioni interne Arend. Proseguiamo ancora, seconda partita. Giro un altro poco, va. Pumas. Bella squadra. Pumas vanno a sfidare. Bella squadra i Pumas. Il massimo della pizza. Vabbè, il massimo della pizza. Nostro prossimo sponsor. Quindi ricapitoliamo. Pumas è il massimo della pizza. Terza partita in calendario. Perché queste partite così piccole? Real Porto. Real Porto. Real Porto di Capitan? Ventosa, non è vero. No, non è vero, il Real Porto è di Biberò, se non mi sbaglio. Esattamente. Leopoldo. Contro Bar Michelangelo. Vi comunichiamo, Bar Michelangelo. Vi comunichiamo che prima dai nostri uffici abbiamo fatto una telefonata per farci portare un paio di caffè. Se possiamo, di cornetti, ecco. Anche se è arrivato cornetti, la verità, va vedi? Bene. Ok. Perfetto, quindi se non abbiamo imbrogliato, manca una partita, infatti ci sono due bigliettini. Uno lo apro io, no. Uno lo apro Scodellaro. Senza imbrogli, visto? Siamo trasparentissimi. E dalla parte di Giuliano. FC Bet Factor contro Real Grottavecchia. Quindi FC Bet Factor contro Real Grottavecchia. Allora, ricapitolando, Lorenzo, ricapitolaci un attimo le partite. Allora, che sono uscite. Fuori Grottese contro Boys Traiano. Prendete questa partita diciamo. Perché sarà una bellissima gara. Pumas contro il massimo della pizza.
Real Porto contro Bar Michelangelo e poi FC Bet Factor contro Real Bruttavecchia. E adesso vi chiedo io a voi una cosa: tra queste qua, quale squadra viene sicuramente eliminata? Bar Michelangelo, secondo me. Quindi Bar Michelangelo secondo Scott, poi? Secondo me il massimo della pizza. Il massimo della pizza, bene, non ti presentare sul campo. Poi, secondo me, potrebbe uscire, ma non lo so, la Fuorigrottese. Ma non lo so. E poi, secondo Zungri dalla regia, tra FC Bet Factor e Real Grottavecchia. Grottavecchia. Il Grottavecchia. Benissimo. C'è deciso. Le semifinali potrebbero essere Boys Traiano, Pumas, Real Porto e FC Bet Factor. Allora io ti voglio chiedere. Sappiamo già il sorteggio del finale quale sarà, se volete sapere. Io ti voglio chiedere. Questo torneo, questa Coppa Calcetto, chi la vince? Questa Coppa Calcetto per me la dovrebbe vincere Real Grottavecchia, però visto che si è detto uscita, che è uscita il Real Porto per andare contro tutte quante... Boys Traiano, Real Porto, e allora io tra FC Bet Factor e Pumas penso che potrebbe anche vincere Pumas. Potrebbe anche vincere Pumas? Potrebbe. Va benissimo, quindi questo Boys Traiano insomma ci dovrebbe insomma far ridere vincendo tutto quanto. Esattamente. Allora ragazzi, noi vi salutiamo. Ovviamente noi non prendiamo mai una bolletta, perciò non prendete in esame quello che assolutamente dice. Ah, bolletta, una squadra. Pronostici ovviamente sempre sbagliati. Ovviamente. Facciamo un saluto a tutti quelli che ci seguono. Purtroppo oggi lo stregone che veniva dal Congo era impegnato a fare altre macumbe, quindi non è potuto essere qui con noi, però al suo posto abbiamo niente proprio di meno che Scotellaro, il quale ci ha confermato che ci sarà anche per le prossime puntate, quindi Va bene. Quindi non guardateci più perché c'è Scotellaro. Io direi che possiamo salutare tutti i nostri fans. Beh, allora, buone feste, ultimo video dell'anno, l'anno 2014, insomma, continuate a giocare i tornei Arend. Ciao ragazzi, ciao anche dalla ciotola.